con un'esultanza, Paolo Dybala ha riportato alla mente le gesta di Michel Platini. Perché la Joya ha omaggiato Leroy? Il gol di ieri sera di Paolo Dybala è destinato a rimanere negli annali della storia della Juventus. Con il gol contro l'Inter, infatti, la Joya aveva raggiunto Platini nella classifica all-time dei marcatori bianconeri, superandolo con lo Zenit. Dopo la realizzazione, la Joya è corsa nei pressi della bandierina, stendendosi a terra, sdraiato su un fianco e sorreggendosi la testa con la mano sinistra, rendendo così onore all'indimenticato campione che vestì colori bianconeri negli anni Ottanta. Ma per cosa fu messa in scena l'esultanza originale? Correva l'anno 1985 e la Juventus, dopo aver alzato al cielo dell'Eisel quella che a tutt'oggi è la penultima Coppa dei Campioni vinta, si presentò a giocare la finale di Intercontinentale contro l'Argentinos Junior. I bianconeri vinsero quella partita ai calci di rigore, ma durante i tempi regolamentari fu proprio Platini a segnare quello che sarebbe stato il gol vittoria, se solo l'arbitro di allora non lo avesse annullato per sospetto fuorigioco. Così, per protesta, quasi volendo scherzare, il francese si distese a terra sorridendo, quasi come a voler comunicare che reato sarebbe stato annullare quella rete bellissima e, a suo modo, storica. Così, Dybala, in occasione del sorpasso su Platini nella classifica dei bomber storici della Juventus, ha deciso di riportare le lancette indietro di 36 anni. L'esultanza come Platini? Per me è un idolo. Era da molto che volevo omaggiarlo. Volevo farlo contro l'Inter quando l'ho raggiunto. Spero lo possa vedere. Paolo Dybala sta sempre più confermando la sua centralità nel progetto Juventus, tornato a brillare dopo un paio di stagioni sottotono.